Amici di Furbi e Soricetta, benvenuti. Oggi cucino a fuochi spenti. Perché? Perché per gli amanti delle crudité andrò a preparare una tartare di tonno che io definisco fusion. Adesso vedete e capirete insieme a me il motivo di questa definizione. Questi sono gli ingredienti che ci servono: il mango, una fetta di tonno, pistacchio e buccia di limone grattugiato, salsa di soia, olio. E ovviamente sale e pepe. Partiamo subito con il tonno, che vi ricordo deve essere abbattuto a temperatura, lo facciamo a tocchettini così, a striscioline. E poi in questo modo lo andiamo a tagliare formando dei cubettini. Appena ridotta a tartare la trasferiamo in un piatto e iniziamo a condirla. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, di quello buono, della salsa di soia, poco, qualche goccettina, la buccia del limone e una manciatina di sale grosso. Io uso del Maldon che vado a macinare al momento. Gelatina, e la facciamo macerare giusto per qualche minuto. Adesso è il momento di affettare, di tagliare a cubetti anche il mango. Usato un mango non troppo duro, insomma, un pochettino morbido, ecco qua in questo modo. Cubettino così. Durante la presentazione degli ingredienti non vi ho svelato di proposito un ingrediente particolare che aggiungeremo oggi, lo faccio adesso. Stracciatella di bufala. È il momento di assemblare tutto con un coppapasta tondo o anche quadrato, scegliete voi. Andate a mettere nella base il mango, in questo modo. Tendono a sporcare il piatto come ho fatto io. E andate a far aderire in tutti i bordi, nel bordo del nostro coppapasta. Adesso è il momento di aggiungere il tonno, in questo modo. Andate sempre a pressare un po' nei bordi, in questo modo. Perfetto, adesso la possiamo sformare, voilà, e il tocco finale, stracciata di bufala. E granella di pistacchi. Adesso è il momento dell'assaggio. Prendo un po' di tonno insieme al mango e un po' di stracciata. Amici, è buonissima! Dei sapori veramente eccezionali. Si sente pure la sapidità della salsa di soia, la dolcezza del mango, il croccante del pistacchio, la stracciatella sopra. È fantastica! Come avete visto, veloce da fare, semplice e molto sfiziosa. Mi raccomando, provatela. Alla prossima ricetta. Ciao da Fulvio.